Prima di cominciare vi voglio dare sul Medioevo qualche informazione a cui vi possiate orientare nel viaggio vostro di formazione. Ponete molta attenzione, che epoca complessa è questa? C'è da perdervi la testa se non sapete che vi aspetta. I dottoroni dell'umanesimo, età di mezzo l'ha spregiatamente chiamata, senza un nome proprio a liquidata, più di 1000 anni di storia passata. Ma il giudizio negativo, e quanto mai approssimativo, non ti inconto che tra l'ombra, se osserva a mente sgombra, brilla pure tanta luce che nell'intimo seduce, con i suoi opposti a 1000 che a trovarli fa scintille. C'è la guerra e c'è l'amore, il villano e il gran signore, il dio la chiesa e gli oratores, il re l'impero e bellatores, l'amor sacro e quel profano, il silenzio ed il baccano, il volgare ed il latino, Belzebù e Sant'Agostino, il comune e il feudalesimo, l'eresia e il monachesimo, c'è dei barbari l'invasione e dell'orologio l'invenzione. Orché del tempo e dello spazio, date voi le coordinate, umilmente vi ringrazio e agli attori lascio spazio. La campagna, finalmente, prima posavo anche il zappo. Il suo sogno è così dolce e atteso, non solo perché pone fine alla fatica ragionata, ma soprattutto è come se Dio stesso benedicesse la fatica nostra. È proprio da così. O tempo appartiene unicamente a Dio, è esso che regola l'alternarsi delle stagioni. Può succedersi da giorno e da notte, è un movimento degli astri. È una successione immutabile e perfetta. E come dicerò, una scarda eternità a cui pure noi, sebbene creature miserabili, appartenimbo. Regolando la fatica nostra, dopo tempo naturale, che appunto tempo è Dio, entrammo a far parte dell'Eterno. Io tempo è Dio, non può che essere annunciato, rosuonare il campane. Secondo te, per chi sono motivo che i termini campana e campo sono così simili? Fernice, fu filosofo, ma portò una parte l'ho raccolto, signore, prima che face buio. Sai come sono pericolose strade? E se ti accorto non parlo in volgare. Co signore, debbi parlare in italiano. Vabbù, saccio. Una vita ben dura, stretta a spaccarci la schiena da prima coca allocanti fino a sera, senza un attimo di tregua. E per che cosa poi? Perché futtore la fatica nostra arricchisca e ingrassa lo padrone. Soggetta l'angherie sue, né non si invoca getti in balia dei suoi capricci. E chi sto state cose che non capisco? Sì, Dio è giusto, come può permettere queste ingiustizie? Sì, tu per carità non bestemmiò. Non hai sentito la prete, caro prete, la domenica passata? Non hai sentito che Dio, che la vuole società, organizzerà così? Già, è vero, è riprova che la struttura sociale risponde al disegno provvidenziale che regola l'universo e al fatto che esso è diviso in 3 ordini, oratores, bellatores e laboratores, cioè noi. Sì, perché la struttura sociale era la società, corrisponde alla trinità divina, la società terrena riflette la struttura del regno celeste, a cui si ha ritto parroco, ipse dixit. Sì, e ha pure ritto che il carattere sacrale della struttura sociale ne determina l'immutabilità. Ogni mutamento fosse una violazione sacrilega. Insomma, cornuto e ammazziato. Thank you.
Perciò la città di Dio, che si pensa essere una sola, è divisa in tre. Certuni pregano, altri lavorano e gli altri combattono. Questi tre ordini vivono insieme e non possono essere separati. Il servizio di uno solo permette le azioni degli altri due. Con alterne vicende essi si aiutano. Come è prevalsa la legge, allora il mondo ha goduto la pace. Dobbiamo consegnare al Signore il raccolto. Sì, e dobbiamo anche sapere quali corvée dobbiamo prestare questo mese. Questo colpo è la prima prova di forza a cui, come novello cavaliere, siete stato sottoposto. Non avete barcollato in un modo, né avete mostrato trasalimento alcuno, facendo salvo così il vostro onore. Pertanto, in rimembranza del giuramento fatto e ricevuto, in rimembranza del vostro lignaggio e dei vostri impegni, io vi nomino cavaliere. Alzatevi. Il giuramento vi siete impegnato a prestare al vostro Signore consiglio e aiuto. Vi corre dunque l'obbligo di prendere parte all'assemblea convocata dal vostro Signore, di combattere per il vostro Signore e di sostenerlo economicamente. Indossate questo insegno con orgoglio, ma non con vanità. Esse ricorderanno a voi altri il vostro continuo impegno con la cavalleria. Ricordate che la virtù dell'umiltà è l'unica che mantiene vivo
singola azione o con una comune parola. Ricordate che se prendete le leggi della pandemia, se mancate il vostro lavoro, potrà iniziare un isolamento, capite solitamente che stato salire e tornare. Un quartiere di cavalieri che stia tutto il controllo sulla piazza principale. È una rampa che prometterà un sacco di cerchi di permesso. Sarete dunque posto su un cavallo di legno ed esposto al pubblico ludibrio, e dinanzi al popolo riunito vi vedrà tutti i pezzi della vostra armata.